Ciao ragazze mie, benvenute in un nuovo video. Come state? Sono di ritorno dal mare e ecco devo alzare il tendone. Ho fatto la doccia. Mamma mia, è veramente caldo, caldo, caldo. E andiamo a preparare la cena, sono le 19. Oggi al mare si stava benissimo, ma non ho potuto riprendere niente. Perché Elena ha fatto un sacco di capricci. Adesso alzo il tendone e cuciniamo. Ragazze, qua ho impanato il petto di pollo, adesso ci vado a mettere. Vabbè, innanzitutto vado ad accendere il fornello. Poi ci vado a mettere olio. No, l'olio c'è, scusate, ci vado a mettere il sale. E dopo, infine, ci vado a fare una premuta di limone. Veramente sotto andava un po' di burro, ma non ce l'ho, perché questo appunto è il pollo al limone che si fa con un po' di olio e burro sul fondo, poi si fanno adagiare queste fettine di petto di pollo impanate e la panatura l'ho fatta praticamente con un pane che avevo io, quindi l'ho grattugiato, quindi viene più buono. E niente, poi alla fine si fa questa spruzzata di limone. Un secondo, lo prendo il coperchio. Ok, adesso lo faccio fare un po' e alla fine ci vado a mettere il limone. Nel mentre vado a fare anche un'altra, l'ennesima lavatrice. Lavatrici su lavatrici su lavatrici su lavatrici su lavatrici su lavatrici. Vabbè, faccio così. Candeggino, metto sempre la candeggina. Ok. E in tutto ciò i miei figli ancora devono salire, stanno ancora giù, siamo tornati dal mare e ancora non salgono, stanno giocando giù. Adesso li faccio vedere. Morbidente, ok. Ho lasciato ancora qui l'asciugamano perché li devo lavare e vi faccio vedere dove stanno. Allora, guardate dove stanno. Eccoli qua. Cristian! Alessio, salite tra poco che vi lavo. Ok. Petto di pollo girato. Adesso ci vado a spremere questo limone, questo mezzo limone, proprio sopra. Vi lascio cucinare per altri 5 minuti. Così si fa quella crosticina bella intensa. E questo è il mio petto di pollo al limone. Ma viene proprio buono, 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 buono. Ok, lascio cucinare altri 5 minuti. Questo limone io non lo butto e vado a fare questa cosa qua. Ok, lo vado a infilare direttamente, ecco qua, in lavastoviglie. Nel frattempo che Elena mangia da sola, vi faccio vedere il mio congelatore pulito. Pietro l'ha riempito di gelati, è completamente pieno di gelati, ha fatto la scorta per un mese, penso. Vi faccio vedere. Ha preso di tutto e di più. Dal Conad c'erano un po' di offerte, quindi ha fatto il carico. Cucciolone. Insomma, il mio congelatore pulito pieno di gelati. Qui abbiamo anche le melanzane grigliate, due rosette, andranno a mangiare la pastina per Alessio. Elena sta mangiando ed ecco qua, pronto. Guardate che bell'aspetto. Prontissimo, quindi spengo e vado ad impiattare. Veramente buono, provatelo perché è veramente buono. Abbiamo mangiato, abbiamo cenato, sono un attimo sul divano con Elena prima di andare a fare la cucina. Mamma mia, fa proprio caldo, ragazze. Qua proprio si patisce. È umido, quindi sudida. Elena ride. Elena ha mangiucchiato. Abbiamo fatto la doccia, lo shampoo, vero?
Speriamo che stanotte, diciamo, questa notte trascorsa non ha dormito neanche 5 minuti, niente. Speriamo che la notte che viene dorma un po' perché non ce la faccio più, sono stanca. Senti Elena, di chi è mamma? Eh? È di Elena! È mia! E fai mia! Abbracciami forte, fai mia! È mia, è mia! E saluta, fai ciao! E noi andiamo a fare la cucina, poi ci mettiamo a vedere un medico in famiglia, ci stiamo vedendo tutta la fiction di nuovo, le serie. E niente, ci aggiorniamo dopo. Intanto anche la lavatrice è finita, quindi mi vado a stendere. Non ho preso il recipiente per mettere i panni, vabbè, me li porto in mano, tanto sono pochi. Comunque me li stendo e ne carico un'altra. Carico quella degli asciugamani che ho pronta qua. Mamma mia, poi vado a dare una lavata a terra e per stasera ho finito, non ce la faccio più. Sono proprio stanca, stanca, stanca. Ecco qua, li vado a stendere. Non mi andava di prendere la bagnarola, quindi me li stendo. Me li porto a mano, però mi sono incastrata. Ok, e vado a stendere. Ecco, sto facendo la lavatrice degli asciugamani. A 60 gradi, almeno si igienizzano bene. Ah, ecco, la polvere si è presa e quindi adesso vado a mettere. Devo rilavare la vaschetta perché qua tende ad ingiallirsi. La faccio spesso perché questo lato qui mi si ingiallisce praticamente quasi subito perché non lo uso proprio questo lato. Allora, mettiamo un po' di candeggina delicata. Ok, adesso lasciamo lavare. E con un medico in famiglia vi saluto, ci vediamo domani. Continuo questo vlog. Sono distrutta, non ce la faccio più. Tanto comunque non dormo stanotte perché Elena non dorme, però mi stendo un po' e mi sto vedendo, ci stiamo vedendo, adesso sto sola, però anche Elena li guarda. Stiamo rivedendo tutta la serie di Un medico in famiglia. Che bello, mi piace proprio tanto. E niente, ci vediamo domani con un nuovo giorno. Buongiorno. Elena che si rilassa guardando i miei video. La mia fan numero uno. È vero! Ciao! Ragazzi, siamo di ritorno, siamo andati a fare la spesa da MD, cioè sono in un mare di acqua. Allora, la spesa l'ho posata, però ve la faccio vedere comunque diciamo, dai posti in cui l'ho posata. Allora, sono andata principalmente per i panini, eccoli qua, e ho preso tre buste di questi panini all'olio, perché io li congelo e li scongelo all'occorrenza. Poi ho preso una busta di carote che devo andare a posare, e poi vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso questo cocomero tagliato, praticamente la metà l'ho data a mia mamma, quindi eccola, adesso la devo posare. Poi ho preso questi Presel, ne ho presi tre. Poi ho preso tre Fanta, tutte queste confezioni di acqua che vedete, e queste due bottiglie di tè, uno Lipton, uno San Benedetto. Poi direttamente dal frigo abbiamo preso, beh, altro tè. Altre carote che già ho posato, poi prosciutto cotto, questo qua che ci facciamo i panini al mare il pomeriggio. Poi Pietro ha preso qualche cioccolatina, quindi Kinder cioccolato e Kinder Cards. Poi abbiamo preso queste ciambelle donuts, guardate, surgelate, però ecco, le sto facendo scongelare in frigo, le mangeranno dopo.
Poi ho preso tre buste di tortellini, questi sono i preferiti di Elena, ma ne mangiamo un po' tutti. Poi da Eurosurgelati, che sta proprio attaccato ad MD, abbiamo preso questi, che sono delle code di surimi. Le lascio scongelare, queste le faccio stasera e le condisco con erbetta, aglio, olio, sale e limone, buonissime. E infine nelle rimanenze guardate che cosa ho trovato, 9,90 euro, queste ciabattine della Fila, veramente veramente belle, guardate, le provo, fanno anche pandan con i miei piedini, guardate che belle, 9,90 e al negozio insomma di sport le ho viste a 30 più o meno, quindi le ho prese subito. Niente, questa è stata la nostra spesina da MD. E sto grondando, adesso mi cambio, preparo il pranzo e preparo anche questi gamberoni per stasera, così quando torniamo dal mare già ce l'abbiamo. E mangiamo e poi scendiamo al mare. Prima di cucinare, i miei capelli li ho lavati orrendi, volevo farvi vedere che cosa ho trovato. Questo è un ricordo di quando avevo io 18 anni, il primo regalo che mi ha fatto Pietro. Comprammo all'epoca due cuori, due mezzi cuori praticamente. Nel lato mio rosa c'era scritto appunto Pietro, lui invece a casa della mamma c'era ancora attaccato, cioè è un mezzo cuore blu con la scritta Roberta. Poi quando vado da mia suocera ve lo faccio vedere. L'ho ritrovato a casa di mia madre, quindi me lo sono, cioè l'ho portato, me lo sono portato perché ho paura che poi magari va buttato una cosa o un'altra. Quindi ecco qua un altro ricordo. C'ha 20 anni, praticamente sto mezzo cuore. E niente. Sto facendo un po' di pasta, spaghetti al pomodoro, solo che non ho il sughetto di pomodoro pronto. Vi faccio vedere una ricettina tutta a crudo, ma veramente buonissima. Allora vado a mettere passata di pomodoro, basta. Poi riempio con acqua. Allora, un secondo di pazienza perché sto con una mano. Vabbè, mi capirete. Allora, ok, vado a riempire con acqua, basta, ok, mettiamo sul forno, accendo, vi faccio vedere, ok, poi vado a mettere uno spicchio di aglio che ho in frigo, eccolo quello surgelato, vado a mettere giusto un po' per dare sapore e adesso vado ad aggiungere olio e sale. Sale e olio e lascio consumare per una decina di minuti dall'ebollizione. Poi ci butto gli spaghetti, ma vedete che roba! Intanto qui sto mettendo a fare un po' di kebab. Pietro vuole il kebab a pranzo, quindi metto a fare un po' di kebab. Ok. Stasera Dio provvede. Perfetto, lascio fare un po' e questo lo conservo perché tanto guardate, ecco, sta bollendo da 5 minuti più o meno e questi sono gli spaghetti. Adesso li faccio in due parti, altrimenti non va. E li lascio cucinare. Vedrete che l'amido che rilascia la pasta creerà proprio un sughetto ben amalgamato di pomodoro. Veramente, vengono veramente buonissimi. Veloce, veloce. Se quando avete il sughetto di pomodoro pronto, fatelo, non ve ne pentirete. Ecco qua. E adesso li vado a girare piano piano, piano piano. Se c'è una cosa che adoro è il preseri. Mamma mia, mamma che spettacolo, spettacolare. Io neanche lo posso mangiare, ma lo assaggio. Mamma mia, censurato, buonissimo. Kebab fatto, impiattato, vicino Pietro andrà a mangiare queste ultime melanzane grigliate, un po' di pane e pranza.
Guardate qua che spettacolo, sono pronti, guardate. Guardate che spettacolo. Manca circa un minuto alla cottura, quindi ci vado a mettere il parmigiano e vado comunque a girare tutto e guardate qua, l'amido della pasta crea proprio un sughetto bello denso e cremoso. Guardate, provatela questa ricetta perché è veramente spettacolare. Guardate qua. Quindi vado ad impiattare, andiamo a mangiare. Questo è per Christian ed Elena. Adesso c'è la sua pastina, Papà Pietro ha il kebab e io ho caldo oggi, penso che mangerò solo l'anguria perché non mi entra niente. Fa caldo. Ho condito anche questi surimi, allora li ho prima tagliati e adesso li ho conditi con olio, sale, aglio ed erbetta. Prezzemolo, quindi adesso vado a girare, lascio insaporire e questa è la cena per stasera. Concludo qua questo video, ne iniziamo un altro, ci stiamo riposando, abbiamo mangiato tutto a E posto. andiamo al Ecco, mare. andiamo al mare tra un'oretta e Mettiamo il costume e poi andiamo alle esatto, mi riposo ciabatte. giusto una mezz'oretta, poi andiamo al Andiamo. mare. Quindi noi vi salutiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi ho tenuto compagnia. E iscrivetevi al canale. Ecco, anche Alessio dice iscriviti al canale, grazie amore. E ci vediamo nel prossimo. Video. Ciao a tutti, tutte.